Tutti benvenuti in questo nuovissimo video dove parleremo di Japan Magazine. Vi darò la mia opinione su questa quinta uscita di Japan Magazine. Ragazzi, come vedete in copertina vediamo i cinque samurai. La mia è un'opinione molto fresca perché l'ho comprato questa mattina e ho dato giusto un'occhiata. Ma quello che ho visto è che all'interno di questo giornalino, nonostante noi vediamo in copertina i cinque samurai, io ho aperto il giornalino e dei cinque samurai se ne parla veramente in pochissime pagine. Cioè, pochissime pagine si parla dei cinque samurai che noi vediamo in copertina e ci aspettiamo che in questo giornalino ci sia un approfondimento su questo cartone animato. In realtà ne parla pochissimo, pochissime righe, pochissime pagine. Ecco. E soprattutto, come abbiamo visto negli altri Japan Magazine, come questo che era il numero 4 e questo che era il numero 3, in Japan Magazine numero 4 potevamo trovare, troviamo in copertina Cara Dolce Kyoko, ma troviamo anche il suo poster che io ho attaccato qua di fianco a me. Vi metterò un'immagine da qualche parte. Un poster gigante che riguarda proprio Cara Dolce Kyoko. Nella terza uscita, quella di Kenshiro, possiamo trovare anche il poster di Kenshiro alla fine, che alla fine è un poster abbastanza grande. Quindi gli danno importanza a questi cartoni animati, mettendo poster così grandi e parlando anche dell'argomento del cartone animato. Qui in Japan Magazine dei cinque samurai si parla un po' in qualche pagina all'inizio, dalla numero 8 alla numero 18, una decina di pagine. No, alla numero 18, sì. 17, no, neanche 18. E poi non se ne parla più. E vi hanno dato una piccola parte qui. Neanche il poster gigante, ma una piccola immagine qui, un piccolo po' un foto che tu puoi ritagliare a tuo piacimento, se la vuoi ritagliare e attaccarla dove vuoi, ma non gli hanno dato un poster gigante come hanno dato a Kenshiro e a Cara Dolce Kyoko. Il poster che troviamo all'interno di questo cartone e di questo giornalino è il poster gigante di Sailor Moon. Anzi, due, non è che uno, due di Sailor Moon, uno è questo e uno è questo. Per carità, bellissimo, a me piace, poi qui c'è Eles, che è il mio personaggio preferito, mi piace anche, ma potevano mettere magari da una parte Sailor Moon e dall'altra i cinque samurai. Non li hanno messi neanche qua, nei poster, qui, delle copertine, perché da una parte troviamo Rocky Joe, che è un poster abbastanza grande, anche quello di Rocky Joe, e dall'altra parte troviamo che ci può anche stare con i cinque samurai, i Cavalieri dello Zodiaco. Cioè, hanno dato poca importanza al cartone animato che hanno messo in copertina.
Ecco, si parla di Osamu Tezuka, il genio che ha rivoluzionato il manga portandone lì nel futuro, cioè di Astro Boy e Kimba, il leone bianco. Poi si parla di mezzi demoni e grandi sentimenti, Inuyasha. Ieri e oggi Sailor Moon tra serie classica e Ro e Rebot cresce l'attesa per il gran finale su Netflix. Ecco, si parla di tante altre cose come i cosplay, che se ne è sempre parlato anche negli altri Japan Magazine, i viaggi in Giappone, che se ne è parlato anche negli altri Japan Magazine, ma sì, c'è anche la storia, la love story di Licia, possiamo sempre trovare come negli altri Japan Magazine, ma si parla pochissimo dei cinque samurai, troviamo tantissimi manga, Motley Carol, un anno vissuto con crimini e memole. Cioè, si parla tantissimo di altri cartoni animati, molto più approfonditi, ma pochissimo del cartone animato che hanno messo qua in copertina. Ragazzi, non so che dire, io sono delusa perché mi aspettavo una recensione, un argomento più approfondito sui cinque samurai, cosa che in questo giornalino non c'è. Questo è quello che penso io della quinta uscita di Japan Magazine. Si parla addirittura del live action di Dragon Ball, Dragon Ball Evolution. Vediamo un po' se lo trovo. Che è il peggiore live action, considerato il peggiore live action. Cioè, si parla tantissimo di altre cose, ma pochissimo dell'argomento del cartone animato che troviamo in copertina. Questa è la mia opinione. Non so se siete d'accordo con me. Questa era una piccola recensione sulla quinta uscita di Japan Magazine. Se vi è piaciuta questa mia recensione un po' negativa su questo giornalino, lasciate like se siete d'accordo con me. Iscrivetevi al canale, così diventiamo tantissimi. E adesso vi mando un bacio enorme, un sorriso grandissimo. Condividete i miei video. Condividete. E vi do appuntamento al prossimo video.